Paolo, tu nel corso del convegno, del tuo intervento, hai detto delle cose veramente molto 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 importanti rispetto al franco-francese, ma si è parlato più ampiamente dell'immigrazione. Il sindaco di Napoli dice apriamo i porti a tutti. Qual è la tua posizione? Ma la mia posizione è quella che non bisogna aprire tutti i porti per risolvere il problema, ma è togliere quel peso che è il franco-francese stampato dalla Francia, che è la vera causa di questa diaspora insensata africana, perché l'Africa può andare avanti tranquillamente da sola in Africa e può costruirsi un futuro in Africa. Non c'è bisogno di aprire porti, ma solo di combattere questo neocolonialismo francese. In maniera provocatoria, possiamo dire che gli africani scappano più dal franco francese che dalle guerre? Certo, e loro scappano più dal franco francese, naturalmente, anche perché è la guerra che i francesi portano in casa degli africani, è quella l'arma. In effetti tu hai detto una cosa molto molto importante che pochi conoscono: se io sono un africano che vive in Francia e mando i miei soldi ai parenti miei in Africa, cosa succede nel momento dello scambio? Allora, succede che i soldi, l'euro viene trattenuto nelle banche francesi e viene stampato questo franco francese che arriva in Africa. Ma attenzione, perché in Europa rimangono i tuoi soldi, e quei soldi, il 50%, non serviranno solo per stampare la moneta, ma serviranno anche per pagare il debito pubblico. Esatto, francese. Quindi per far capire anche a me che non ho studiato, se io mando 100 euro in Africa, cosa succede? Quanto ne arrivano? Praticamente arrivano i franchi francesi, quindi i tuoi soldi non si sposteranno mai dall'Europa, rimarranno in Europa. Quindi è carta straccia? Carta straccia, assolutamente, di cui quei 100 euro, esempio, il 50% verrà trattenuto nelle banche francesi, che creerà interessi e che verrà portato naturalmente per sanare il debito pubblico francese. Quindi l'Africa paga il debito pubblico francese e poi vengono da noi a dirci che non siamo bravi a tenere i conti in Italia. Grazie Paolo, buon lavoro. Grazie.